Dopo 24 anni non ci saranno i colori della scalinata di Bonaria ad accogliere la generosità dei cagliaritani e dei sardi. Gennaro Longobardi, il 18 dicembre, miracolo di Natale in un'altra location, causa Covid, quale? Beh, l'altra location è proprio il posto dove noi poi dobbiamo portare la merce, quindi sarà il centro di Cesano in via Po 61 a Cagliari. Ovviamente lì non si potrà accedere all'interno, ma all'esterno ci saranno dei volontari, un presidio di volontari che potrà attendere magari i ritardatari dalle 9 del mattino sino alle 21 di sera in via Po 61 a Cagliari, all'esterno del centro Cesano è possibile lasciare delle buste ai volontari che poi la porteranno all'interno. Quello dove però noi puntiamo molto sono le pre-raccolte che andranno appunto in questa settimana e la settimana successiva. Questo è molto importante. Il miracolo di Natale di Cagliari è legato al GF, poi ci sono gli altri miracoli di Natale che sono di altre città legati a altri supermercati. Tutti i supermercati verranno menzionati e verranno ringraziati ovviamente. Per quanto riguarda Cagliari, per quanto riguarda Cagliari, noi ci auguriamo che durante queste pre-raccolte nel GF di riuscire ad accogliere più dell'anno scorso. Questo sarebbe un grande segnale. Ecco, più dell'anno scorso c'è quanto? Beh, all'incirca possiamo, l'anno scorso mi sembra che erano 17 o 18 tonnellate, ma lo diranno dopo, durante la conferenza stampa, perché i numeri li hanno loro. Ma già arrivare a 20 tonnellate sarebbe una grande vittoria. Cosa tutto si può portare, Gennaro? Si può portare cibo, giocattoli nuovi, non usati, perché usati non si può, quindi pertanto cibo e non abbigliamento. Non abbigliamento, quindi cibo e giocattoli però che siano nuovi. Gennaro, lei da tempo, da oramai un quarto di secolo, che c'è il miracolo di Natale. Quest'anno è segnato dal Covid, c'è davvero tanta crisi. La crisi è mostruosa. Le attività sono in ginocchio, famiglie che non hanno neanche il coraggio di chiedere aiuto. Pertanto penso che sia fondamentale che chi può dare di più lo faccia, ma lo faccia proprio concretamente. Voi sapete che noi non accettiamo soldi, però accettiamo cibo, quindi se uno va a fare la spesa e ce la porta ci fa piacere, o se va a fare la spesa e ce la lascia poi la raccogliamo noi. Questo è il concetto. Io mi affido alla generosità dei sardi, sono sicuro che non mi deluderanno.